A breve il via ai lavori per la realizzazione di 3 nuove rotatorie nella zona mare e nella zona industriale di Fano. L'assessore al traffico del comune di Fano, Michele Silvestri, spiega i progetti in via di realizzazione. 3 rotatorie in 3 punti nevralgici della città, penso che nel giro di una settimana, 10 giorni, possono essere realizzate. Tutti quanti i cittadini potranno trarre il beneficio necessario in quei punti, che sono, ricordo, 3 zone che creano insomma della pericolosità. Parliamo nel caso specifico via Cavallotti con viale Cesare Battisti, e verrà installata una piccolissima rotatoria per permettere anche le auto di girare bene, e lì sappiamo che c'è stato sempre un corso un po' particolare, e le altre 2 saranno concentrate nella zona industriale, in particolar modo una nell'incrocio fra via Media e via Toniolo, l'altra invece nel cavalcavia che porta verso la zona Auchan prima della SNAM. Penso che lì andava fatta una risposta importante per tutte le persone che vanno nella zona industriale, che è diventata anche una zona commerciale, e gli interventi che andremo a fare da qui a un mese e mezzo, oltre a queste 2 rotatorie, sono delle migliorie che vogliamo apportare nelle già piccole rotatorie presenti.